Ehi là 3D Artist e bentornati, oggi daremo un'occhiata a un sito un po' particolare. Questo Ready Player Me, che fa un po' il verso al film Ready Player One, ci dà la possibilità di poter creare degli avatar stilizzati che poi potranno essere caricati ed usati in alcuni giochi. E voi adesso giustamente vi starete chiedendo, ma questo è un canale di 3D, perché stai parlando di un sito per creare avatar per giochini idioti? Noi che cavolo ce ne frega? In realtà questi avatar, una volta creati, possono anche essere scaricati e importati in programmi di 3D come Maya, Blender, Unreal, eccetera. Inoltre, siccome questi hanno anche già uno scheletro e una sorta di rig, ci sarà anche possibile animarli a piacimento. Che poi è fantastico perché il sito crea avatar 3D stilizzati, ma quando lo cerchi ti dice che è un creatore di avatar 3D realistici. Ok, va bene. La creazione dell'avatar è possibile farla anche senza doversi per forza registrare, ma nel momento in cui si vogliono andare ad apportare delle modifiche a un avatar o si vuole scaricare quest'ultimo, si deve per forza fare il login, quindi a sto punto fatelo subito e vi togliete il pensiero. Anche perché in realtà non si tratta di una vera e propria registrazione, voi dovrete soltanto fornire il vostro indirizzo email e su quest'ultimo vi verrà inviato un codice di accesso. E così, una volta fatto il login, clicchiamo su Enter the Hub. Se però non avete ancora già creato altri avatar, al posto di portarvi all'interno dell'hub, vi verrà aperta la pagina per la creazione del primo avatar, dove potrete scegliere se crearne uno intero o se soltanto un mezzo busto. Per questo video ne andremo a creare uno intero, quindi clicchiamo su Full Body. Nella pagina successiva potremo decidere se il nostro character debba essere maschio o femmino, semplicemente non specificare niente. E io adesso voglio andare a creare un personaggio maschile, quindi cliccherò su Masculine. E da qui possiamo procedere in due modi, o tramite foto che possiamo scattare al momento con la nostra webcam, oppure tramite un file che abbiamo già sul computer, oppure continuare senza una foto utilizzando dei preset. Io per prima cosa direi di provare a partire senza foto per vedere che preset ci mettono a disposizione, quindi clicchiamo su Continue Without a Photo. A questo punto ci dice scegli un avatar, ti sarà comunque possibile modificarlo più tardi. E ne scegliamo uno a caso, tipo ad esempio, boh, questo che è quello che mi ispira di più, e clicchiamo su Next. E da qui in poi possiamo andare a modificare il nostro avatar tramite le impostazioni che abbiamo qui in basso. A questo punto io però farei un passo indietro e proverei ad andare ad utilizzare l'altro sistema. Andiamo quindi a caricare una foto e vediamo come viene elaborata dal sito. Se non avete intenzione di andare a caricare una vostra foto su Ready Player Me, potrete sempre provare ad andare ad utilizzare il sito Generated Photos. Le foto che vedrete in questo sito sono di gente che non esiste perché è stata generata da un'intelligenza artificiale. E inoltre qui a sinistra abbiamo dei filtri che possiamo usare per generare foto di persone con tratti più simili a quelli che stiamo cercando. Quindi abbiamo posizione della testa, sesso, età, etnia, colore degli occhi, colore e lunghezza dei capelli e emozioni. Io invece andrò a caricare una foto di Redez. Una volta caricata la foto, clicchiamo su Accept. Adesso che il nostro avatar è stato generato, direi che possiamo andare a modificare un po' di cose per renderlo ancora più somigliante. E quello che al momento è possibile andare a modificare del nostro avatar sono il colore della pelle, gli indumenti, lo stile e il colore dei capelli, stile e colore della barba, occhi, stile e colore delle sopracciglia, occhiali, trucco, maschera per il viso e cappello. E qui la prima cosa che faremo è andare a mettere dei vestiti un po' più da Redez. E secondo me Nicola, a parte quando fai video su YouTube che sia casual, lo vedo benissimo vestito con camicia e pantaloni eleganti, proprio da imprenditore. E ovviamente, come sappiamo bene tutti, la barba di Redez non è nera, ma è rossa. Quindi andiamo, colore della barba. E io direi di andare a mettere un rossiccio tipo questo, ma non lo so, troppo rosso forse. No, questo decisamente no, pare fluo. Questo tendente al marroncino. No? 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 Anche questo ci potrebbe stare, molto più marrone. O questo, non lo so, sono indeciso. Facciamo questo, dai, sembra un po' più naturale. Una volta finite le modifiche, clicchiamo su Enter Hub. Una cosa di cui mi rendo conto però è che Redez ha gli occhi un po' più chiari e che secondo me sarebbe bene anche con un bel paio di occhiali da sole, tipo Ray-Ban. Una volta qui andiamo ovviamente nel menu occhi e direi che questo colore è già molto meglio. Andiamo poi nel menu occhiali e io sarei andato a mettere questi occhiali qua, però sono troppo chiari.
Quindi secondo me Nicola potrebbe stare molto bene con questi occhiali qua. E una volta finito, di nuovo clicchiamo su Enter Hub. Una volta all'interno dell'app possiamo andare a cliccare su questa icona per andare a cambiare il nome dell'avatar. Quindi questo sarà l'avatar Arredez. Ok. Inoltre nella home qui a destra ci sono un po' di app cui il nostro avatar si può collegare. Quello che però maggiormente interessa a noi in questo momento è andare a scaricare il modello per poterlo utilizzare sui nostri software di computer grafica, come tipo ad esempio Blender, Maya o Unreal Engine. Andiamo quindi in My Avatars, dove possiamo trovare tutti i personaggi che abbiamo creato, e nella casella di ognuno di loro, in alto a destra, troviamo tre pallini. Cliccando su questi tre pallini noi potremo andare a cancellare il nostro avatar o scaricarne appunto il modello 3D. Clicchiamo dunque su Download Avatar e andiamo a scegliere la cartella dove andarlo a salvare. Adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è andare ad importare il nostro modello 3D all'interno di un qualsiasi software di computer grafica. Io per questo video andrò ad utilizzare Blender. Una volta avviato così il software andiamo in File, Import, e andiamo a selezionare il formato .glb o GLTF. Una volta dentro la cartella con il nostro modello 3D, selezioniamo il file e clicchiamo su Import GLTF. Una volta caricato il modello, possiamo andare in Material Preview per controllare se anche le texture sono state importate correttamente. Come possiamo vedere, e come avevo anche già accennato all'inizio del video, il nostro character, il nostro avatar, è già stato riggato. Infatti, una volta selezionato lo scheletro del nostro avatar, possiamo andare in Pose Mode per appunto andare a mettere in posa o addirittura animare il nostro character. Se facciamo fatica a vedere, quindi a selezionare le ossa del nostro personaggio, possiamo andare nel menu qui in alto a destra e andare ad attivare il Fade Geometry, che possiamo andare a regolare tramite l'apposito slider. Ovviamente questo è un rig molto semplice e basilare, non pretendete si possa avere chissà quale controllo dettagliato sul nostro avatar, ma nonostante questo si può fare comunque un buon lavoro. E niente, direi che possiamo terminare qui il video, dove abbiamo dato un'occhiata a questo sito molto carino per la creazione di avatar personalizzati, con la possibilità di poter scaricare il modello 3D e importarlo nel nostro software di computer grafica preferito. Io spero, come al solito, che il video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile e che vi possiate divertire creando e animando i vostri personaggi. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!